ha perso l'equilibrio ed è precipitato nel cantiere dell'ospedale di Voghera. Un operaio di 39 anni è stato operato d'urgenza. Spaccio di droga e regolamenti di conti tra clan, la polizia arresta un 27enne di Pieve Emanuele, 5 colpi di pistola a un pusher africano. È ripreso a Pavia il processo per i presunti ricatti a luci rosse ai danni dell'ex rettore del santuario della Bozzola di Garlasco, l'imputato non si è presentato. Il rimpasto è deciso, confermate le nuove deleghe dal sindaco De Paoli e spuntano 3 assessori ombra che vigileranno sull'operato dei tecnici. Trovare una farmacia aperta di notte a Voghera non è facile dopo il riassetto dei turni. Il Partito Democratico all'attacco, gravi disagi per le fasce deboli. È rientrato a Pavia il gruppo di motociclisti guidato dall'imprenditore Dario Scotti che ha percorso la Via della Seta fino alla Cina. Li abbiamo incontrati. Buonasera e ben ritrovati a Pavia Italia. Subito in apertura un'ultima ora di cronaca, andiamo a Bereguardo perché sono in corso ricerche sul Ticino nei pressi del ponte di barche di una persona che si sarebbe immersa nel fiume e non sarebbe più riemersa. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri, 118 e elisoccorso, l'allarme è stato lanciato da alcuni bagnanti che hanno notato lo sfortunato finire sott'acqua senza più tornare a galla. Oltre alle forze dell'ordine stanno seguendo le ricerche diversi bagnanti e curiosi che si trovano sul posto e si trovavano sul posto appunto al momento dell'incidente. Maggiori informazioni nelle prossime edizioni. E ora andiamo a Voghera dove c'è stato un grave incidente sul lavoro all'interno di un cantiere allestito nell'ospedale civile di Voghera. Un operatore di 39 anni residente a Tortona è precipitato dal terzo piano. I dettagli nel prossimo servizio. Grave incidente sul lavoro attorno a mezzogiorno di mercoledì all'interno dell'ospedale di Voghera. Un operaio italiano di 39 anni è caduto dal terzo piano all'interno del vano dell'ascensore del vecchio reparto di medicina, dove è stato allestito cantiere per la creazione del nuovo centro unico di prenotazione. Secondo le prime informazioni, il tecnico stava effettuando una manutenzione all'ascensore quando, per cause in fase di accertamento, è precipitato, restando impigliato nella caduta in un cavo di ferro. Nell'incidente avrebbe subito l'amputazione di un arto e lesioni al volto. Il 39enne è stato subito sottoposto a un delicato intervento chirurgico all'interno dello stesso ospedale vogherese. La prognosi per lui resta riservata. Sono in corso accertamenti da parte degli organi preposti per verificare le condizioni di lavoro dell'operatore, in particolare per quanto riguarda i presidi di sicurezza adottati. L'azienda per cui lavorava si è aggiudicata l'appalto messo a gara dall'azienda sociosanitaria territoriale di Pavia, che si è detta dispiaciuta per l'accaduto. Droga, sparatori e regolamenti di conti tra clan rivali, calabresi e senegalesi nella fascia di Lombardia tra Milano e Pavia. Dopo una complessa indagine della procura pavese, la polizia nelle scorse ore ha arrestato un 27enne originario della Calabria che alcuni mesi fa, a Casorate Primo, avrebbe sparato 5 colpi di pistola verso un pusher africano, ferendolo ad una gamba. Oggetto del contendere, secondo le indagini, il pagamento di una partita di 2 kg di cocaina con banconote false. Luca Pattarini. L'indagine era partita il 26 settembre scorso, dopo che un ragazzo di origine senegalese si era presentato al pronto soccorso della clinica Sant'Anna di Brescia con una ferita d'arma da fuoco ad una gamba. Nonostante i tentativi di depistaggio da parte del ferito e delle due persone che lo avevano accompagnato, gli agenti della Polizia di Stato erano riusciti a ricostruire l'accaduto. Il senegalese e i suoi compagni quel giorno avevano incontrato due italiani a Casorate Primo per discutere dell'acquisto di 2 kg di cocaina. Al momento di pagare, però, i senegalesi avevano consegnato delle banconote false. La situazione era degenerata e uno dei due spacciatori aveva aperto il fuoco con una pistola, sparando 4-5 colpi all'indirizzo dell'altro gruppo. Il ragazzo ferito era stato quindi portato dagli amici in ospedale a Brescia, mentre i due italiani si erano dati alla fuga. L'indagine, condotta con la collaborazione del personale della squadra mobile della questura di Pavia, ha permesso di risalire all'uomo che ha sparato.
Si tratta di un 27enne di Pieve Emanuele, di origini calabresi, pluripregiudicato. Il giovane è stato arrestato con l'accusa di lesioni aggravate, detenzione e porto abusivo di arma da sparo. I poliziotti, nell'ambito della stessa indagine, hanno arrestato anche due cittadini senegalesi, perché colpiti da provvedimenti restrittivi per i reati di rapina e falso. In un'abitazione di Milano, usata dal gruppo come base operativa, gli agenti hanno trovato diverse mazzette di denaro contraffatto e un passaporto falso, materiale poi posto sotto sequestro. Le indagini ora proseguono per individuare il secondo italiano presente all'agguato. E ora a Pavia, in tribunale, dove è ripreso il processo per i presunti ricatti a luci rosse al santuario della Madonna della Bozzola a Garlasco. Per noi al Palazzo di Giustizia c'era Paolo Barni. Tutti i dettagli nel prossimo servizio. Tutti se lo aspettavano, ma alla fine non si è presentato. Flavius Savu è il grande assente dell'udienza del processo sui presunti ricatti di natura sessuale ai danni dell'ex rettore del santuario delle Bozzole, Don Gregorio Vitali. Assieme al complice Florian Tanasi, da tempo irreperibile, l'imputato era chiamato al banco dei testimoni, ma seppure fosse rimasto d'accordo con l'avvocato fino all'ultimo, che si sarebbe sottoposto alle domande di accusa e difesa, alla fine non è arrivato. Il pubblico ministero ha così chiesto che vengano messe agli atti le dichiarazioni rese negli interrogatori effettuati subito dopo l'arresto nell'estate del 2014. Savu a questo punto potrà soltanto rendere dichiarazioni spontanee alla fine del processo. Le attenzioni si sono così spostate sui due unici testimoni presenti. Da una parte l'avvocato Massimo Lovati, a cui padre Gregorio si era rivolto per ottenere delle ricevute che comprovassero che l'ex rettore del santuario avesse dato dei soldi a Savu. Accadde in due occasioni, ma le elargizioni furono motivate come atto di carità a una famiglia indigente e quindi difficilmente potranno avere rilevanza all'interno del procedimento. Ha suscitato invece dei dubbi la deposizione di Aristidis Theodoridis, 25enne di Vigevano, giocatore di poker professionista. La Corte si è infatti riservata di valutare se procedere nei suoi confronti per falsa testimonianza. Amico di Savu all'epoca dei fatti, Theodoridis rivelò in un interrogatorio ai carabinieri che l'imputato gli aveva proposto di prostituirsi per avere un rapporto orale con un sacerdote del Milanese e che in seguito Savu gli chiese anche se in alternativa potesse cercare qualcuno disposto a farlo, promettendo una percentuale sull'ipotetico guadagno. Circostanza che Theodoridis ha in parte sostenuto di non ricordare e ha in parte poi minimizzato sostenendo si trattasse di uno scherzo. Parole che però non hanno per niente convinto la Corte, che potrebbe a questo punto decidere di procedere nei suoi confronti. Il processo riprenderà il 27 di settembre. In quella data verranno sentiti alcuni testimoni, tra cui il maresciallo Giuseppe Moriglia, che all'epoca dei fatti era comandante dei carabinieri di Garlasco. A novembre, probabilmente, le arrive degli avvocati con la sentenza che potrebbe arrivare nei primi mesi del nuovo anno. E ora con la cronaca andiamo in Oltrepò. Hanno dato l'assalto al casello autostradale di Casteggio Casatisma forzando la cassa automatica. È accaduto la notte scorsa all'uscita dell'autostrada A21 dell'Oltrepò centrale. Ancora ignoti i dettagli di questa incursione, che avrebbe pochi precedenti nel territorio pavese. Le forze dell'ordine indagano per risalire all'identità dei malviventi, che potrebbero essere stati ripresi dalle videocamere di sorveglianza. E ora con la politica a Pavia, sono state confermate le nuove deleghe nel rimpasto di giunta deciso dal sindaco Massimo De Paoli, e starebbero per spuntare tre assessori ombra che avranno il compito di vigilare sull'operato dei tecnici alla guida degli assessorati all'urbanistica, al welfare e alla cultura. Mario Fortunato. Tre persone a guardia degli assessorati non targati PD. Il vice segretario cittadino Tiziana Alti seguirà i servizi sociali, il consigliere Sergio Maggi la cultura ed Ilaria Marchesotti l'urbanistica. E questa è la principale novità al termine dell'ultima riunione tra la segreteria del partito, i consiglieri comunali e gli assessori del Mezzabarba sul tema rimpasto. Il messaggio politico a De Paoli sembra piuttosto chiaro, anche se il segretario cittadino Roberto Calabrò rifiuta la definizione di assessori ombra. Vogliamo collaborare con l'amministrazione anche dove non abbiamo un assessore, ha spiegato, e per farlo abbiamo bisogno di persone preparate e capaci. La pace tra PD e De Paoli, insomma, è solo sulla carta, quella utilizzata per mettere nero su bianco il comunicato stampa che chiude la soppapera rimpasto, documento in cui segreteria e consiglieri hanno ribadito il sostegno all'amministrazione, nonostante in questi 3 anni i risultati non siano stati sempre all'altezza. Più che una pace, una tregua armata.
Sul giro di deleghe invece nessun colpo di scena, Giovanni Magni entrerà ai lavori pubblici, il PUMS andrà a Giuliano Ruffinazzi, mentre Agenda 21 e l'attuazione del programma ad Ilaria Cristiani. Ma non sono stati solo gli assessori protagonisti della riunione in via Taramelli, anche la consigliera Silvia Chierico, passata al gruppo misto, sbattendo la porta in faccia al partito, ha avuto la sua parte in apertura di riunione. Il segretario Calabrò, mostrandole con il telefonino l'intervista rilasciata a Telepavia nelle scorse settimane, ha chiesto se il suo pensiero fosse ancora quello, ottenendo risposta positiva. Ancora più duro e netto nei suoi confronti il consigliere Brendolise: dovresti dimetterti invece, sei come Scilipoti. E ora ancora cronaca, una violenta rissa è scoppiata ieri sera all'autogrill di Stradella lungo l'autostrada 21 Torino-Piacenza. Secondo le prime informazioni, ad essere coinvolti sono stati due uomini di 32 e 41 anni e una donna di 41 anni, tutti di origine straniera. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno medicato il più giovane, mentre gli altri due hanno rifiutato le cure. La polizia stradale di Alessandria è invece intervenuta per l'identificazione delle persone coinvolte. E ora a Voghera, il caso Farmacie a Voghera. Se ne siamo occupati dandovi conto delle proteste di un gruppo di cittadini del rione San Vittore dopo la notizia della mancata apertura di una nuova farmacia proprio in quella zona. Torniamo ad occuparcene anche oggi, ma questa volta per un'altra denuncia che arriva dal Partito Democratico con il riassetto delle turnazioni dal 1 giugno. Denunciano i Dem vogheresi: solo per 10 notti al mese a Voghera si potrà trovare una farmacia aperta. Sentiamo la dichiarazione di Perezio Ghezzi. A partire da giugno la città di Voghera non ha più l'apertura notturna delle farmacie. I cittadini che sono anziani e che sono senza automobile non possono più prendersi le medicine d'urgenza. Questo perché il sindaco non si è presentato alla conferenza dei sindaci indetta dall'ATS per stabilire la nuova calendarizzazione e i nuovi turni. E non solo, il 15 di maggio, quando ha ricevuto la proposta di turnazione da parte sempre dell'ASLA, non ha risposto, se n'è dimenticato. A questo fatto si aggiunge la mancata apertura nel quartiere Strada Valle San Vittore della nuova farmacia. E ora torniamo in Lomellina perché c'è stato un nuovo episodio di tuffi notturni al parco acquatico di Cilavegna ed è la seconda volta nel giro di poche settimane. I carabinieri sono dovuti intervenire perché nel corso di un giro di perlustrazione avevano notato dei movimenti sospetti in piscina. Una volta avvicinati, i militari si sono resi conto che effettivamente c'erano degli intrusi e così tre ragazzi tra i 19 e i 23 anni, residenti tra Novara e Vespolate, sono stati quindi denunciati. Avevano pensato bene di introdursi in piscina di notte per un bagno nel buio, sperando di non essere visti. E torniamo a Pavia, ancora tafferugli politici tra giovani di sinistra e di destra che nei giorni scorsi sono tornati a menare le mani al termine di accese discussioni. Due militanti di sinistra hanno presentato una querela accusando un esponente di Casa Pound di averli aggrediti e picchiati. Mario Fortunato ha raccolto la testimonianza di uno dei protagonisti della vicenda. Al termine di un'assemblea che si è tenuta a Radio Out, come sapete c'è questo circolo, diciamo, giovanile di sinistra che esiste in città da molti anni, da più di 10 anni, di fianco al quale da un paio d'anni questo gruppo neofascista che si chiama Casa Pound ha aperto una piccola sede a distanza veramente molto, molto piccola, di pochissimi metri, secondo noi per fare una provocazione. E infatti quello che è successo venerdì è proprio quello, che quando siamo usciti da questo circolo, ci stavamo allontanando, era circa l'una di notte, due individui appartenenti a questa organizzazione, poi abbiamo scoperto che uno di loro è proprio responsabile provinciale di Casa Pound, mi hanno prima insultato, poi provocato, poi dopo che addirittura stavano già arrivando altri compagni, altri amici, diciamo a calmare le acque, mi ha attaccato con un pugno, è stato neutralizzato, è stato, diciamo, tenuto a bada dai presenti che sono accorsi, per fortuna. Mi sembra anche un gesto molto, molto bello da parte di queste persone, una delle quali si è presa a sua volta un pugno. Ci sembra piuttosto inquietante che ci siamo, diciamo, che ci sia in città
un covo, noi lo chiamiamo, una sede fascista, esplicitamente fascista, che poi viene utilizzata non tanto, come dicono loro, per fare iniziative culturali, anche perché il loro livello culturale è veramente molto scarso, quanto per organizzare provocazioni e violenze. Secondo noi è l'ora veramente che questo posto venga chiuso. Ne parleremo anche domani sera. C'è la festa provinciale della Rifondazione Comunista tra giovedì e domenica. Giovedì sera è stata appaltata la rete antifascista, che la gestirà. Ci sarà un dibattito a riguardo, come diceva il compagno, con dei compagni che coinvolti a vario titolo nell'attività antifascista. Poi la festa proseguirà venerdì, sabato e domenica a Bereguardo, alla cooperativa del consumo per Borgo, Corso Ticino. E ancora cronaca, ci spostiamo a Voghera. I carabinieri hanno arrestato un 26enne residente in città pregiudicato. Il giovane è stato giudicato colpevole di stalking ai danni di una ragazza. Il reato di atti persecutori, secondo i giudici, si è consumato tra il 2013 e il 2014. Così il 26enne è stato portato in carcere a Voghera, dove dovrà scontare la pena di 5 mesi di reclusione. E ora ci spostiamo a Vigevano e parliamo di sanità. Anche nell'ospedale civile di Vigevano inizia la collaborazione a livello ufficiale tra azienda sociosanitaria territoriale e Policlinico San Matteo sulla scorta dell'accordo già sottoscritto a Voghera nelle scorse settimane. I primi pazienti sono stati visitati subito dopo il taglio del nastro. Gli esperti del Policlinico San Matteo e dell'azienda sociosanitaria della provincia di Pavia si sono messi subito al lavoro per consultarsi e fare così fruttare il progetto di sinergia tra i due enti, che anche all'ospedale di Vigevano prevede l'apertura di una serie di laboratori specialistici. La prima attività è quella di otorinolaringoiatria, attiva ogni terzo mercoledì del mese su prenotazione. Già i pazienti che si sono rivolti all'ambulatorio di otorinolaringoiatria qui di Vigevano e per la loro patologia hanno o avrebbero la necessità di alcuni approfondimenti clinici e diagnostici presso il San Matteo, li possono svolgere in prima istanza qui, perché le professionalità del San Matteo sono presenti con un ambulatorio condiviso rispetto a questo progetto denominato Insieme, proprio per dare una risposta sul territorio in prossimità del domicilio del paziente. Dopodiché c'è la possibilità, se la patologia lo richiede, di essere presi in carico per il trattamento presso il San Matteo in un percorso già prestabilito, e quindi il paziente non viene lasciato a se stesso a dover di nuovo mettersi in capo a dover prendere appuntamento col San Matteo per avere la visita di secondo livello, ma già sin da subito qui da noi viene programmato tutto il percorso. Il San Matteo c'è ed è presente qua, valorizziamo quello che sono le professionalità di Vigevano, di Voghera, eccetera, in questo caso di Vigevano evidentemente, professionalità che sono presenti, che vanno sottolineate, e noi vogliamo dire, il San Matteo c'è, però per le cose più di pregio cerchiamo di puntare su San Matteo. Le cose, la routine eccetera, come dire, ma non in senso negativo evidentemente, abbiamo bisogno di avere un aiuto, altrimenti noi ci ingolfiamo magari con la routine quando sappiamo che c'è un territorio che è in grado di dare risposte concrete. I prossimi laboratori saranno aperti nel mese di settembre: ematologia, oncoematologia pediatrica, ortopedia e reumatologia, alle specialità interessate. Già dai primi di agosto sarà possibile effettuare le prenotazioni delle visite. Questa operazione di SST con il San Matteo dà l'opportunità al paziente, soprattutto del nostro territorio, di essere al centro della sanità. Quindi per certe patologie non deve spostarsi, non deve fare dei viaggi, ma ha la possibilità di essere direttamente curato in loco. Qui si chiude la prima parte del nostro telegiornale, ora un piccolo spazio pubblicitario. Rimanete con noi. Ed eccoci rientrati in studio. Il 2017 è già il secondo anno più caldo del pianeta dall'inizio delle rilevazioni del 1800, con una temperatura superiore di quasi un grado rispetto alla media del XX secolo. È quanto emerge dalle elaborazioni Coldiretti sugli ultimi dati relativi al primo semestre della banca dati National Climatic Data Center. Le anomalie sono evidenti anche in Italia. A giugno lo scarto, pensate, è stato addirittura di più 3,2 gradi sulla media, secondo il CNR. Dati che confermano l'importanza dell'accordo siglato alla conferenza sul clima di Parigi, sottolinea
l'associazione agricola, ora messo in preoccupante discussione, in particolare, come sapete, dagli Stati Uniti e dall'amministrazione Trump. Ora a Voghera, con l'estate ormai entrata nel vivo, sale l'attenzione nelle città per la salute di anziani e bambini, e proprio a Voghera è stato inaugurato il progetto Estate Sicura della Croce Rossa, con la riapertura dei locali di Via Maggioriano, in disuso ormai da diversi anni dopo la chiusura della sede del quartiere Est. È lì che è sorto un polo multiculturale della Croce Rossa, dove la terza età sarà protagonista, ha detto la presidente del comitato locale Ondina Torti. Due pomeriggi di apertura fissa a settimana, martedì e venerdì, e diverse attività previste tra momenti di svago, assistenza e anche distribuzione di derrate alimentari alle famiglie bisognose. E ora ci spostiamo a Vigevano, parliamo di letteratura, perché è stata presentata la rassegna letteraria organizzata dal Comune al Via il prossimo autunno, e tra i premiati ci sarà anche il cantautore Roberto Vecchioni. Le immagini e le interviste raccolte da José Lattari. Sembra sempre la prima volta, perché in realtà quello che tu cerchi di dare alle persone sono dei personaggi, ma soprattutto con i personaggi sono dei libri, cioè una possibilità di leggere, di venire, di fare anche tu le storie degli altri, e soprattutto in un momento come questo, dove il tema è quello del cambiamento e delle trasformazioni. I personaggi sono vari, si parte ovviamente da quelli che sono i premi letterari, ed ecco che allora hai la terna fatta da Caligaric, da Andrei Longo, da Domenico Dara. Hai i premi alla carriera, ed ecco allora chi più di un Roberto Vecchioni ha conosciuto anche così della sua stessa storia di autore, le trasformazioni, i passaggi dalla musica all'insegnamento, al romanzo, e per l'aspetto internazionale ecco che abbiamo Jonathan Coe, e poi tutta una serie di altri autori che verranno proprio a parlarci sempre di questi temi dal punto di vista della filosofia, dal punto di vista della musica, da tanti punti di vista. Cioè penso ad esempio a Marco Buticchi, penso alla Paola Cereda, penso alla Michela Marzano, alla Melania Mazzucco, a Pierangelo Buttafuoco, a un grande giornalista come Ferruccio De Bortoli e tanti altri che poi andremo ancora a contattare, da cui ci aspettiamo delle risposte. Il lungo viaggio in moto sulla via della seta e del riso, compiuto dall'imprenditore pavese Dario Scotti e dal suo team, è giunto al termine. Abbiamo incontrato i protagonisti di questa bella avventura. Ma devo dire, la cosa che ti resta impressa, come peraltro anche negli altri viaggi, sono le persone e i bambini in particolare, i bambini e gli anziani. Tutti cordialissimi, anche nelle zone che potevano essere forse più vicine alla guerra dell'Afghanistan. Abbiamo fatto tanti chilometri sul border afghano, per cui con tanti soldati, però questi bambini che ti vengono incontro, ti tengono la mano, e insomma forse è l'aspetto umanamente che mi ha segnato di più. E diciamo che uno degli obiettivi che si poneva questo viaggio era quello di rendere ancora più amici dei colleghi. Quando ci si trova soprattutto nelle difficoltà, ci si trova tutti pronti a dare una mano se è necessario a quelli che non vedi più come colleghi, ma li vedi proprio come compagni di viaggio, come amici, e sei sicuro che se fossi tu ad aver bisogno otterresti lo stesso risultato. Forse il momento più toccante è quando abbiamo dato delle cose, del materiale, anche dei soldi, a questa scuola, a questo orfanatrofio in Uzbekistan, dove tanti bambini purtroppo vengono abbandonati. C'è questa consuetudine, ahimè, questa abitudine, e vedere questi bambini comunque contenti, comunque sereni, pur con un vuoto dentro, è un momento toccante a livello personale, ma a livello di tutto il gruppo, di tutti quanti noi. È una cosa che mi ha colpito. E ora inoltre a Pavese, presso il Parco delle Rimembranze di Cigognola, un terrazzo davvero magnifico sulla pianura padana, dove proseguono le notti magiche tra musica, cinema e paesaggi mozzafiato sulle colline pavesi, con il festival Vincanta. E confondo i miei alibi e le tue ragioni, i miei
davvero un posto a mio avviso straordinario. L'abbiamo valorizzato secondo me solo lo scorso anno con la prima edizione di Cigognola Vincanta, l'abbiamo ripetuto quest'anno con le altre 5 serate di, appunto, della medesima rassegna, serate che sono iniziate a fine giugno e arrivano fino al 4 di agosto, serate di musica d'autore come quella di questa sera, un tributo, un omaggio a Francesco De Gregori, serate di grande cinema con il Quasi Amici e con il concerto che trasmetteremo in Piazza Castello. Mi puoi nascondere o giocare come vuoi. E con questo era davvero, davvero tutto, un saluto dalla redazione, un buon proseguimento con i programmi di Telepavia.